anzitutto. E, per me è un piacere stare accanto a Don Mauro nella presentazione appunto di questa iniziativa della nostra Chiesa diocesana che si inserisce dentro un percorso. E, per nomi, mi conoscete tutti quanti, sono Don Teo, sono direttore dell'Ufficio diocesano e pastorale familiare e anche delegato vescovile per il laicato della nostra Chiesa diocesana. E dentro questo percorso che la nostra Chiesa diocesana sta facendo si inserisce questo progetto appunto curato e seguito nella persona di Don Mauro come responsabile. E sono due anni che la nostra Chiesa diocesana si sofferma sul tema della famiglia, 2016-2017, 2017-2018. E in questi due anni abbiamo riflettuto, approfondito quella che è la sfida del domani, che è anche quello di ieri, però la Chiesa in questi ultimi decenni sta ribattendo molto su quello che è il tema della prossimità alle famiglie, quindi dello stare con la famiglia che spesso risulta sola, spesso risulta un po' in balia di varie situazioni sociali, istituzionali e quant'altro. Ecco, la Chiesa non può lasciarla sola. E allora anche Papa Francesco, attraverso l'Amoris Laetitia, ma anche i pronunciamenti dei papi precedenti, hanno richiamato la centralità, come la famiglia è fondamento della comunità civile e anche il fondamento del cammino della vita della Chiesa, sempre. Perché anche il mistero dell'incarnazione avviene dentro una famiglia umana, non dimentichiamolo mai. Quindi Dio sceglie per la salvezza dell'uomo e dell'umanità la famiglia, fin dall'inizio. Anche l'Antico Testamento è sempre pieno di dell'attenzione che Dio riserva e riversa sulla famiglia umana. E poi il Nuovo Testamento, ovviamente, questo lo allarga e lo completa. E in questo biennio che concludiamo appunto con quest'anno, la riflessione ci ha portato come Chiesa diocesana ad arrivare a proporre quelle che sono alcune linee di azione, linee di azione che devono essere non solo a livello territoriale unitario per la Gallura e l'Angolona insieme come diocesi Tempi Ampurias, inserito dentro un discorso di carattere naturalmente regionale, ma al tempo stesso una calare gesti, azioni concrete nei territori più specifici anche della diocesi, quindi le zone pastorali, la nostra diocesi ne ha quattro zone pastorali, tra cui quella di Olbia, e poi le realtà che sono la cellula base della diocesi, ovvero le comunità parrocchiali. Il nostro percorso quest'anno si avvia a concretezza, pertanto, perché siamo in un triennio pastorale che ha vissuto l'attenzione alla famiglia. Specifica quest'anno l'attenzione pastorale della nostra Chiesa diocesana sarà rivolta alla riflessione sulla realtà giovanile, e il prossimo anno sarà rivolta alle aggregazioni laicali, quindi comunità, gruppi, movimenti e quant'altro. La famiglia è centrale in tutto questo, perché non siamo isole. Quindi un giovane, un bambino del catechismo, una persona che è in un gruppo, una situazione, non è un'isola, è in una famiglia sempre e appartiene a una famiglia. Quindi la cura alla famiglia, l'attenzione verso questa realtà è naturalmente la chiave del successo e anche della interazione di tutte quante quelle che sono le attività gli interventi della Chiesa diocesana. Dico essenzialmente adesso quelle che sono le linee che come Chiesa diocesana appunto stiamo mettendo in campo dentro il progetto di iniziative per la pastorale familiare. Stiamo istituendo l'ufficio appunto diocesano del pastorale familiare che nascerà appunto di fatto nel corso di quest'anno in modo operativo, dove ci sarà a parte me un'equipe tra sacerdoti, coppie di sposi, religiosi, e l'ufficio di pastorale familiare diocesano, e questa è una cosa importante, anche avrà sede non nella curia diocesana di Tempio ma qua nell'episcopio di Olbia. E quindi diciamo che un po' il primo ufficio che ha una sede principale fuori dalla sede della diocesi, ed è anche un segno di attenzione del vescovo importante verso questa città dove è grande il numero di famiglie, e questo vuol dire anche grande tante volte la difficoltà delle famiglie in questa città, in questo territorio, e i bisogni stessi delle famiglie.
oltre all'ufficio diocesano, poi di cosa si occupa? Si occupa di anche la formazione degli operatori, ma anche di raccogliere le istanze attraverso quella che è anche una consulta diocesana che raccoglierà i rappresentanti del territorio, delle varie forenie, delle varie zone della diocesi, per raccogliere le istanze. Quali sono i problemi, le necessità, i supporti di cui ha bisogno la famiglia dalla parte della Chiesa? Ma ricordiamoci, c'è sempre un'attenzione importante: la famiglia non è semplicemente un oggetto della pastorale, ma è un soggetto attivo. La famiglia è una risorsa, non è il problema un problema, è una risorsa, è un soggetto, e quindi non è un malato che deve essere curato, ma è un soggetto attivo del cammino. Quindi non è, ha un ruolo di proposta, ma anche di iniziativa. Questo non dimentichiamolo mai, non è che sia che la Chiesa si mette come davanti a un paziente da curare, no. La Chiesa diocesana, come la Chiesa tutta, vuole prendere per mano la famiglia e dire: camminiamo insieme, facciamo alleanze che possano costruire l'uomo del domani. E questo poi ha anche alcuni altri passaggi che sono alcune attività appunto collaterali, ma sempre nel progetto di pastorale familiare, ma che sono specifiche. La prima senz'altro è quella del centro di ascolto protetto, Dimmi ti ascolto, che già conoscete, già è stato presentato nel corso di questi anni e che è già attivo a Tempio in particolare e anche a Olbia, nella sede della Cittadella della Carità accanto a San Michele in Tannaulo. E ora questa nuova iniziativa specifica, che è il centro di ascolto, accompagnamento e consulenza delle fragilità della famiglia, che tra poco tutto domani presenterà, che è settoriale specifico per, lo dirà bene domani, quello che è una realtà che purtroppo è sempre più emergente anche in questo tempo. Non dobbiamo pensare, come dicevo poco fa, però che la famiglia sia un malato, mai, mai pensare questo. La famiglia ha bisogno di coraggio, ha bisogno di avere chi le dà speranza, ha bisogno di avere anche da parte della comunità ecclesiale quello che è il segno della prossimità. Quindi la Chiesa si fa e deve farsi sempre prossima, cioè vicina alla famiglia nelle varie istanze, e anche aiutando la famiglia a crescere naturalmente nella sua identità familiare e in quello che è la sua ricchezza. Ecco perché la pastorale familiare naturalmente include l'attenzione al mondo dei giovani, al mondo dei fanciulli, al mondo anche degli anziani, perché non dimentichiamoci il peso che sempre più hanno anche nelle famiglie le persone anziane come importanza, che spesso diventano coloro che si occupano dei figli da per i genitori. Quindi abbiamo una situazione che davvero si sta evolvendo e come Chiesa diocesana non possiamo che dire grazie a Don Mauro per l'impegno e anche per il suo ruolo che riveste anche a livello regionale, ma per l'impegno e la passione che ha messo in questo progetto e che accompagnerà appunto con la realizzazione qui nell'Episcopio di Olbia, dove ha la sede anche appunto in casa questo centro di ascolto diocesano, e sono certo che siamo certi che sarà un'esperienza bella, nuova, arricchente e in linea profetica nel cammino della Chiesa. Grazie. Credo che sia importante partire dal perché, cioè perché mi è venuta l'idea di fare questa cosa. Nasce innanzitutto dall'esperienza, concreta, sia di ministero sacerdotale, sia di particolare del ministero che svolgo all'interno del Tribunale Interdiocesano Sardo per le immunità matrimoniali, nel senso che di fatto molte delle persone che si rivolgono a noi proprio perché hanno questa grande sofferenza interiore di non poter accedere ai sacramenti, di non potersi sposare in chiesa perché hanno già un precedente matrimonio, e quindi c'è una grande sofferenza che si veramente palpabile.
spesso poi queste situazioni si intrecciano anche su sofferenze pregresse, perché magari il matrimonio è nullo perché ci sono state delle situazioni familiari molto, molto particolari, c'è stata una violenza, c'è stata una mancanza di libertà, ci sono state delle sofferenze anche all'interno della propria famiglia di origine. Quindi nell'esperienza, ecco, noi come giudice interroghiamo le persone, quindi nell'interrogatorio facciamo una ricostruzione del loro vissuto, e sono degli spaccati veramente di grande, grande sofferenza. Ecco, allora, quindi, data questa esperienza, poi anche nella confessione, no? Quindi nel ministero quotidiano, io tocco con mano quotidianamente questa grande sofferenza delle persone che magari hanno avuto un matrimonio fallito e che a causa di questo vivono un senso anche di distanza, perché non si sentono magari accettati dalla Chiesa, e quindi cioè, si aggiunge dolore a dolore. Ok, allora, quindi innanzitutto il centro di ascolto in casa vuole essere una risposta a queste persone che hanno questa sofferenza, che sentono il disagio del non poter farla. Tra l'altro è anche vero che spesso nella comunità cristiana sono veicolate e veicolano delle notizie sbagliate, cioè nel senso che alcuni dicono o pensano di non poter fare la comunione per questo, per quest'altro motivo, e poi invece magari non è neanche così, cioè la Chiesa non dice quelle cose. Quindi è importante anche un servizio di informazione corretta, ufficiale, e non lasciata semplicemente alla chiacchiera o al sentito dire. Ecco perché raccogliamo dentro questa esperienza, io raccolgo l'invito che fa il Papa, un particolare discernimento indispensabile per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati, di cui la necessità di una pastorale della riconciliazione e della mediazione attraverso anche dei centri di ascolto specializzati. Posso ampliare il discorso anche a un'altra realtà, perché la realtà della famiglia, la realtà del matrimonio sono in completa evoluzione. I dati del matrimonio celebrati a Olbia, li conoscete, sono bassissimi, siamo sotto il centinaio, siamo sugli 80 all'anno e sono estremamente pochi. Perché a Olbia tutta, pensate, una sola parrocchia faceva 80 matrimoni, senza ufficio arrivava a 100 matrimoni, insomma, voglio dire, quindi il calo è assolutamente notevole. Durante i corsi per i fidanzati vediamo che molti sono, tra virgolette, avanti negli anni, cioè nel senso non ventenni, venticinquenni, ma magari quarantenni, magari hanno alle spalle una storia di convivenza e hanno anche dei figli. Quindi voglio dire, e quindi c'è anche un'altra realtà, che è quella della convivenza, che è una realtà che negli ultimi anni sta diventando, non dico maggioritaria, non ho i numeri perché ovviamente non possiamo contare le convivenze, però sicuramente è una realtà estesa. E quindi anche anche per queste persone si pone il problema di poter accedere ai sacramenti, e non è detto che la persona che conviva lo faccia, tra virgolette, con una totale libertà, nel senso che magari uno di due non vuole sposarsi e quindi c'è l'altro che magari vorrebbe sposarsi, vorrebbe fare le cose bene, però o per situazioni o per quello o per quell'altro non è possibile. Quindi ecco che anche dentro una situazione che teoricamente potrebbe avere una risposta immediata, stai convivendo, ti sposi, questa risposta immediata può non essere veramente così immediata come può sembrare. Quindi, quindi la persona potrebbe, ecco, vivere questa situazione con sofferenza. Ecco, ecco perché
sia importante essere vicini a queste persone, ma soprattutto con una caratteristica, con una modalità che secondo me è nuova ed è veicolata proprio dall'amore silenzioso di Papa Francesco. Io credo che tutti noi ci ricordiamo che normalmente la Chiesa incasellava, etichettava le persone in determinate situazioni. Quindi ci sono i divorziati, divorziati risposati, i conviventi, no? Cioè, quindi delle cose, delle definizioni generali alle quali poi c'erano delle indicazioni. Stiamo parlando dell'Eucaristia, non possono fare la comunione chi? I divorziati, risposati, i conviventi, no? Quindi questo discorso, come dire, molto, molto generalizzante. Ecco. Il Papa nell'Amoris Laetitia fa un discorso estremamente importante, e cioè che questo discorso della generalizzazione non è efficace e non è opportuno. Ogni persona ha una storia singolare che non può essere generalizzata con le altre. Ogni persona ha un suo vissuto, ha una sua storia, ha delle sue motivazioni che vanno conosciute, che vanno ascoltate, che vanno anche comprese. E allora il Papa dice appunto che non è più possibile dire queste categorie possono o non possono. È la singola persona che può o non può, e questo lo può fare solo dentro un discorso personale, dentro un confronto singolare. Ecco, io credo che questo sia sicuramente un punto centrale ed è quello che vogliamo fare noi. Noi non, se guardate con attenzione la brochure, abbiamo evitato sistematicamente di fare riferimenti generalizzanti, proprio perché vogliamo cogliere il vissuto della singola persona che si pone un problema, che si pone una domanda alla quale noi tenteremo di dare una risposta individuale. Quindi non diamo risposte generali, ma diamo sempre e solo risposte a quella singola persona. Credo che sia importante nella struttura del servizio, proprio anche come abbiamo pensato la brochure, ce l'avete sotto mano e la apriamo perché c'è tutta una cosa in qualche modo. Quindi la brochure inizia con un'immagine che è questa data delle mani che costituiscono anche un qualcosa che sostiene. Noi ricordiamo questo mettere le mani insieme per sostenere, sollevare qualcuno e anche per portare qualcuno. Quindi è un'immagine che indica il nostro desiderio non soltanto di dare un'informazione, ma anche di accompagnarti, di sostenerti, di portarti. E il nome in casa, l'acronimo, abbastanza semplice: incontro, consulenza, accoglienza, sostegno e ascolto. È quello che noi tendiamo a fare. Diocesi di Tempio Ampurias, centro di ascolto diocesano, è quello che abbiamo detto, è un servizio che viene all'interno del servizio più ampio della diocesi alle persone. Ne vuoi parlare con noi? È in qualche modo un modo per incuriosire, ancora non si sa di che cosa. Ne vuoi parlare con noi? Cioè, siamo disposti ad ascoltare la tua storia personale. Dietro c'è il Papa, il testo dell'Amoris Laetitia che ho detto, e poi si spiega che cos'è questo centro di ascolto, che è per un'effettiva integrazione della comunità ecclesiale. In sintesi, non lo rileggiamo, quello che dicevo prima. C'è dentro ogni storia una sofferenza, cioè spesso un matrimonio finito, una convivenza magari non voluta,
convivenza in cui che non matura verso un matrimonio può creare una sofferenza interiore, e quindi vogliamo rispondere a questo. Dopodiché si apre e abbiamo delle domande frequenti. Queste domande sono le domande che effettivamente la gente si fa. Sono le domande che proprio comuni, abbiamo voluto cercare di esemplificarle nel modo più semplice e più reale. E abbiamo evitato di dare risposte, perché come dicevo prima, non si può dare una risposta generalizzante. La risposta io la posso dare se ti ascolto, se sento la tua storia, e a quel punto posso darti ti posso dare una risposta, ti posso indicare un percorso, ti posso indicare una strada in cui io ti accompagno anche nel percorrerla. Una volta aperta la brochure, c'è subito l'indicazione chi siamo e soprattutto quello che sta a cuore è questo testo, in cui se uno si rispecchia, allora diciamo, ecco, può venire da noi. L'impossibilità di accedere alla comunione sacramentale genera spesso una grande sofferenza interiore. Ci si sente privati di ciò che è di più prezioso alla Chiesa, il corpo di Gesù. Spesso questo porta la persona ad allontanarsi dalla Chiesa e non sperimentare più la sua maternità. Il dolore si acuisce nella misura in cui sentiamo ripetere che Dio è misericordioso e perdona tutti. Come può la Chiesa tenere lontano dell'Eucaristia un suo fedele? Il servizio del centro di ascolto in casa è rivolto a tutti coloro che vivono questa esperienza, che hanno il desiderio di uscirne. Parliamone. Solo dentro un ascolto profondo della storia della singola persona è possibile individuare il percorso più adeguato perché possa sentirsi pienamente parte integrante della comunità cristiana. Una delle domande che mi è stata fatta nel percorso che ci ha portata qui a questo momento è: ma perché l'Eucaristia? Allora, in realtà ci sono delle altre cose in cui uno si sente non integrato. Pensate al ruolo padrino-madrina, ma anche altre cose. Ci sono persone che non riescono a entrare in chiesa, non si sentono ad esempio di leggere, di fare da catechista, di lavorare nell'oratorio, perché vivono una situazione di famiglia appunto non a posto. Ebbene, quindi, però è vero che l'apice di tutte queste situazioni effettivamente non solo nell'immaginare, ma nel parlare concreto, ha un punto che è il fare o non fare la comunione. E quindi ecco perché questo punto è stato scelto come punto di riferimento per capire se il nostro servizio è utile. Quindi, se uno vive in una sofferenza perché non può fare la comunione, non si sente di entrare in chiesa, c'è gente che mi dice: non riesco a entrare in chiesa perché mi viene da piangere, oppure non riesco a entrare in chiesa perché nel momento della comunione io non posso farla. Ok? Penso tutti noi, per noi sono esperienze quasi quotidiane. Penso che anche voi possiate condividere questa cosa. Ci sono persone veramente che soffrono tantissimo per questa situazione. E allora, poiché, ripeto, ci sono anche, da una parte, false e sbagliate indicazioni, per dirne una, per non essere astratto, c'è ancora qualcuno che pensa che il semplice essere divorziato, essere separato, per ciò stesso è impeditivo del fare la comunione, e non è così, per dirne una. E quindi diventa importante anche la comunicazione esatta delle cose. Poi, nel momento in cui invece ci sia veramente una situazione che necessita di un percorso particolare, lo si accompagna, per dire. Stavamo facendo prima l'esempio dei conviventi, no? Di situazioni di persone che vorrebbero sposarsi, però l'altro non può, non vuole, cioè teoricamente cioè, non,
non ci sono altri matrimoni, sì. Si potrebbero sposare. Ecco. Allora si fa un percorso per vedere come arrivare a ciò che si desidera. Quindi non è soltanto per divorziati e sposati, e tantomeno non è un servizio solo ed esclusivamente per proporre il cammino della nullità matrimoniale. Certo, chi ha alle spalle un matrimonio fallito, evidentemente la strada che può essere indicata può essere quella, quella di vedere, di verificare se il primo matrimonio era valido o meno. Ecco, però quello che a me sta a cuore comunicare è proprio che siamo aperti a tutto, ecco, non siamo, cioè le strade che verranno indicate nasceranno dall'ascolto della singola storia della singola persona. Detto questo, chi siamo? Perché anche questo è importante. Per realizzare quell'idea di cui ho parlato, ho pensato evidentemente che era necessario formare degli operatori di pastorale integrante. E quindi quest'anno, all'inizio di quest'anno, abbiamo fatto un corso, 10 incontri, con professionisti, avvocati, psicologi, e anche sacerdoti, proprio per formare un gruppo di operatori. Mediamente le presenze sono state intorno alla cinquantina di persone, quindi siamo riusciti, e in tutti gli incontri, quindi normalmente c'è un inizio, all'inizio eravamo molto di più, forse un'ottantina, però il gruppo si è fermato sulla cinquantina, che è un buon numero. Poi ci siamo ritrovati appunto per precisare meglio, e adesso, diciamo, da adesso possiamo partire. Quindi siamo un gruppo di professionisti esperti, avvocati, psicologi, educatori, nonché sacerdoti, che appunto abbiamo a cuore di condividere un cammino con chi sente il bisogno di riappropriarsi dell'appartenenza alla comunità cristiana, e quindi di rispondere quel dolore a cui facevo riferimento prima. Per quanto riguarda la modalità di contatto, poiché sulla carta le persone che possono avere, sentire questo dolore sono veramente varie, cioè non sono soltanto i giovani, ma possono essere anche di una certa età, abbiamo predisposto una pluralità di modalità. Perché dico anche di una certa età? Uno dice, ma perché a 70 anni, a 80 anni c'è qualcuno che può avere questo problema? Sì, e penso che siano anche molti, nel senso che voi pensate, i primi divorzi quanto sono stati? C'è gente che si è rifatto una vita, cioè si è risposata e ha oggi 70-75 anni. E quando è successo il divorzio non c'era la conoscenza delle modalità che potevano essere di soluzione, e quindi esiste la possibilità che persone che per 30 anni sono state allontanate dalla Chiesa, 30 anni fa, oggi non sappiano che c'è qualche possibilità. Ecco allora perché abbiamo pensato di, come modo di contatto, il contatto fisico, quindi cioè la possibilità di contattarci qua. Quindi ci saranno due giorni alla settimana, con gli orari nei giorni che della brochure, in cui la persona può venire direttamente qua e trovare qualcuno per essere ascoltato. Poi useremo i metodi, diciamo, un pochino più moderni, che sono il telefono, WhatsApp, la pagina Facebook e il sito. No? In modo tale da poter raggiungere veramente un po' tutte le persone e creare quella giusta comunicazione che è fondamentale per questo.
piace, ecco, se guardate il logo, volevo farvi semplicemente così sottolineare il logo. Abbiamo pensato appunto una situazione di casa, quindi di protezione, di due persone di cui una è un pochino più gioiosa, l'altra un pochino più triste, ecco, in che si incontrano per sollevare quella tristezza. Dopodiché, se ci sono delle domande, possiamo rispondere. Io vorrei chiedere se questo percorso di avvicinamento, di accompagnamento, verrà fatto anche con gay. Allora, se guarderete con attenzione la locandina, è stata formulata proprio anche in questo senso. Cioè nel senso che non, cioè, si possono ritrovare dentro. Perché convivo con il... Quando dico... No, tante persone si trovano a seguito dell'inizio di una convivenza affettiva o di un fallimento matrimoniale, di una convivenza affettiva. Però questo non è assolutamente certo, visto che non si dice. Stringendo ancora, una coppia di fatto può fare la comunione? Allora, la risposta è quella che ho detto prima. Non ti posso dare la risposta. Dipende singolarmente. Esatto. Non è comunque posso, no, giusto. Non posso dare una risposta generalizzante. Se voi mi chiedete, una coppia di omosessuali può fare la comunione, una coppia di divorziati e sposati può fare la comunione, vi dico, non vi dico, non vi do la risposta. Io devo sentire quella persona, mi deve raccontare la sua storia e dentro la sua storia a lui posso dire qualcosa. È chiaro. Guardate, quindi questo... dovete fare delle scelte. Cioè, qualcuno risponderete in un modo e a un altro... In base alla sua storia. Però è un giudicare. No, non è giudicare. È inclusivo, però. Cioè, no, è assolutamente. Tendenzialmente inclusivo. Assolutamente tendenzialmente inclusivo. Però il problema è che quello che noi ci... Cioè, guardate, lo ridico perché è estremamente importante. Allora, la pastorale della Chiesa, fino ad Amoris Laetitia, è una pastorale che diceva le categorie. Sì, come diceva Venezia. Esatto. Quindi, ci sono queste categorie di persone, queste categorie possono fare la comunione, queste categorie non possono fare la comunione. Va bene? Allora, la novità dell'Amoris Laetitia è che il Papa ha spostato la questione. Ha detto, si invitano i sacerdoti, i fedeli, a sentire, ascoltare la singola persona e a dare una risposta a quella persona nella situazione concreta in cui vive. Okay. È chiaro? Guardate che questo cosa di muto qualche parroco illuminato già faceva personale. Ok, quindi la novità è che proprio il Papa ci invita. Guardate che io non so, devo dire che nella nostra diocesi, forse perché per storia, forse per collocazione geografica, forse perché siamo a contatto veramente con realtà di tutti i generi e culturalmente e geograficamente molto più aperta, effettivamente non ci sono delle situazioni di chiusura se non veramente i casi rarissimi. Ma in altre diocesi la situazione è veramente pesante, perché di fronte a questa proposta del Papa, alcuni sacerdoti si sono invece chiusi esattamente al contrario.
cioè vogliono delle categorie. Sì, sì. Ci dovete dire delle categorie, perché io non mi posso assumere la responsabilità dentro un colloquio singolo. Vogliono delle, ecco, e non saranno più date delle generalizzazioni. Una cosa importante, pensate a questo, no? Vi racconto questa cosa che secondo me esprime bene questo che stavo dicendo. Tante volte si dice, voi pensate, quello per fare da padrino, che cosa bisogna fare, non bisogna essere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ho avuto una discussione con un parroco che mi diceva, ma no, però io non posso perdere il tempo con le persone ad ascoltare. Io metto un cartello fuori dalla porta in cui dico chi può fare da padrino e chi non può farlo, in modo tale che la persona legge e quindi non mi disturba. Se ne fa la ragione. Okay. Allora, questo è l'atteggiamento che è fatto. Voi pensate, tante volte mi è capitato di che le persone venivano e io non ho mai messo sulla porta della mia parrocchia chi può fare da padrino, chi non può fare da padrino. Viene da me, parla, mi dice, e ad esempio ci sono state delle situazioni in cui c'è stata una soluzione che ad esempio poteva comportare un po' di tempo, ad esempio poteva essere l'indicazione di iniziare il percorso per la nullità di matrimonio, oppure un percorso di andare verso il matrimonio, perché magari è convivente. Mi sono spiegato, perché questo è un punto, come dire, secondo me fondamentale. Veramente è un cambio di modalità di fare pastorale, in cui alcuni sacerdoti non si ritrovano, perché voi capite che è molto più difficile. Se viene uno, posso fare da padrino, dico... sono divorziato, risposato, eccetera, eccetera. No, i divorziati e i risposati non possono fare. Ciao. Quanto dura? 2 secondi. Se io ti devo ascoltare per verificare se c'è qualche soluzione a questa situazione, quanto, tra virgolette, tempo perdo? Ci vuole un paio d'ore. Allora, il Papa ci sta chiedendo questo cambio di mentalità. Non etichette che ti allontanano, che ma ci invitano a entrare in relazione. Perché se noi entriamo in relazione c'è anche la possibilità di indicare anche delle vie di soluzione. Cos'è chiaro? Cioè, che una via di soluzione, io sono, faccio un esempio, un convivente, un ex convivente, devo cresimare un bambino. Ecco, qual è la soluzione che mi porta? Un ex convivente. Non c'è nessun convivente, problema. Un divorziato. Allora, okay. A quel punto vediamo, ti ascolto, ti dico come sono le situazioni e ti do un'indicazione di percorso. Però resto sempre divorziato. Dipende, perché ad esempio se ascoltandoti emerge che il tuo primo matrimonio può essere dichiarato nullo perché ci sono delle situazioni particolari, allora io ti dirò, ma scusa, perché non cerchi di risolvere la questione facendo il percorso della dichiarazione di nullità che ti permette di poterti risposare da Dio? Ma per darti questa risposta io ti devo... Ma quanto devo aspettare per poi arrivare a contattare? Fai un conto? Per la questione della cresima, la questione, penso che sappiate, e se non lo sapete ve lo dico, la questione è risolta, nel senso che chi ha degli impedimenti per poter fare da padrino può fare da testimone, ok? Quindi diciamo, per la cresima, tra virgolette, la questione è risolta, ok? Ecco. Però quello che a me preme, che cioè si dice,
per certezza non posso dire che non è vero. Si dice che c'è una grande distanza tra fedeli e preti. Forse perché siamo diventati pochi, forse perché siamo pochi e siamo oberati di mille cose, però effettivamente la gente ci dice non avete il tempo per ascoltarci. Okay. Allora, io dico, bisogna cambiare. È un settore, una porta si può aprire anche in situazioni, tra virgolette, così stringenti, no? Per dire, la richiesta di fare da padrino può diventare una porta, se tu apri la porta e al dialogo, può diventare una porta per la soluzione di un problema molto più grande. Perché magari quella persona vive quel suo stato di essere divorziato e sposato con grande sofferenza e magari non ne ha mai parlato con un prete. E può essere quella l'occasione. Può anche confrontarsi e ricevere comunque un no. Certo. Questo è possibile. Ma no, un attimo, ancora di più. No, un attimo. Rispondo su questo. Allora, una cosa importante, che è fondamentale ed è il cambio di mentalità nella moristetizia. In ultimo, non è più il prete che deve dire tu puoi o non puoi, ma è la tua coscienza. Il compito del prete è quello di illuminare la coscienza, cioè di dirti guarda, le cose sono così, questo è così, questo è un significato così, questi sono i valori, questi sono quello che ci sono, queste sono le conseguenze, no? Quello di informarti, ma poi il poter fare o il non poter fare, questo in ultima analisi lo devi dire tu. Io, non so, non te, ma io non mi posso prendere la responsabilità di dirti tu non puoi farla. Questo è proprio il cambio, non so se è chiaro, cioè io ti informo, io ti dico guarda c'è questa situazione, ci sono questi motivi, ci sono queste cose, quindi dentro un dialogo di ascolto, ma anche di informazione, non è che è soltanto a un senso il dialogo, no? Cioè tu mi racconti la tua storia, io ti dico quali sono i valori, perché le situazioni, ma in ultima analisi, davanti a Dio, la responsabilità di dire faccio la comunione o non faccio la comunione, la prendi tu. Concretamente, così siamo ancora più espliciti. Un caso concreto di Olbia, ovviamente non dico chi, di Olbia, mi incontra e mi dice è una situazione di convivenza dopo il matrimonio. Un precedente e poi un nuovo matrimonio. Gente che viene in chiesa sempre, ok? Quindi praticanti inseriti nel contesto parrocchiale, eccetera, eccetera, che però non fanno la comunione. Quindi matrimonio delle spalle e poi conviventi. No, sposati civilmente, no? Divorziati e risposati. Vengono da me e mi dicono. Vengono prima dopo il sinodo, prima che uscisse la moristetizia. Allora io ho detto, guarda, in questo momento non ti posso dire, aspettiamo che cosa dice il Papa, vediamo, perché vi ricordate che c'è tutta un'attesa su questa cosa qua. Sì. Leggo la moristetizia e voi sapete che la moristetizia non ha cambiato nulla dal punto di vista dottrinale. Cambiato come impostazione, come relazione, ma come dottrina, la dottrina è sempre la stessa. Okay. Allora gli ho detto, guarda, la situazione è questa, i valori sono questi, questa è la situazione, queste sono le strade. Io non vi posso dire di far la comunione o di non far la comunione, è una decisione che dovete prendere voi. Hanno deciso di non farla. Okay. Ma io non posso sostituirmi alla tua coscienza,
Ecco, questo è una cosa importante, che è un cambio di mentalità. Aggiungo una cosa. Prima diceva appunto la prossimità. La prossimità vuol dire la Chiesa che si fa prossima alla persona umana. E questo cammino che è la monistetizia, ricordiamoci che la monistetizia nasce dentro il percorso del Giubileo della Misericordia, quindi è l'approccio di colui che prende a cuore la situazione, che si fa prossimo in modo concreto, ma viene da lontano, perché Papa Francesco sta concretizzando la linea del Concilio Vaticano II, che Papa Giovanni XXIII, che aveva aperto, e spiegava, anticipava in questo modo, diceva, in una società, in una chiesa, ma anche una società civile che ghettizzava con categorie, tu sei comunista, tu sei... Papa Giovanni XXIII diceva, dobbiamo distinguere il peccato dal peccatore, noi potremmo dire la condizione vissuta dalla persona, tu guarda prima la persona, prima ancora che la condizione che vive. Questo vuol dire il cambio di approccio radicale che già viene da lontano, che viene espresso in modo forte e concreto in questo cambio di azione pastorale che guarda la persona. Quindi io non ti guardo perché sei convivente, perché tutto quello che puoi essere la tua condizione, no, ti guardo come persona, ti accolgo perché sei una persona amata da Dio, anzitutto. E questo è il punto di partenza, questo vuol dire lo sguardo anche della misericordia di un padre. Quindi questo è l'approccio. E soprattutto, ecco, invece di dare una risposta di 5 minuti, io poi ti accompagno. Perché se poi, ad esempio, la soluzione o il percorso che io ti do è, ad esempio, quello di aiutarti ad arrivare al matrimonio, perché lo puoi fare, no? Cioè sei nelle condizioni, magari mi interfaccio con il tuo compagno, magari vediamo un po' che ma perché veramente, ok, ti accompagno, cioè non è che ti dico, guarda, la soluzione è che ti devi sposare, ti lascio, no, ti do un'indicazione e poi ti accompagno. Ecco l'importanza del nostro centro, che non solo dà un'informazione, ma poi concretamente ti accompagna nella strada da fare. Se poi è una novità di matrimonio, anche quella è una strada lunga, relativamente lunga, nel senso che adesso i tempi sono dimezzati notevolmente, si va dai 6 mesi all'anno, l'anno in 2 mesi, ok? Tempi relativamente ristretti. Però ci sono delle fatiche, devi parlare con un avvocato, devi prendere dei documenti, devi fare una perizia, devi fare... cioè, ecco, e noi ti accompagniamo in quel percorso. Quindi non solo ti diamo un'informazione, ti diamo un'informazione, ti diamo un'indicazione di strada e ti accompagniamo in quella strada. Voi capite veramente il cambio rispetto a un'etichetta. L'etichetta è: sei divorziato e risposato, non puoi fare la comunione, ciao, arrangiati, non lo fare. Qui invece è un'altra cosa: sei in questa situazione, vediamo, ti ascoltiamo, ci sentiamo, vediamo, ti indichiamo, ok, c'è una strada, ecco, la facciamo insieme. Perché in questo, come chiesa diocesana, anche proposta familiare, il vescovo richiamava proprio per tutti gli operatori delle parrocchie, così in particolare per i parroci, non perdere occasioni utili, qualunque singola occasione, per poter incontrare comunque sia i fedeli che vengono una volta, magari solo per, può essere un documento, uno che deve fare padrino, anche l'iscrizione al catechismo stessa, occasione per conoscere, ad esempio, l'iscrizione al catechismo in parrocchia, io lo faccio personalmente, perché così incontro per la prima volta una famiglia e scopro anche facendo la scheda, quindi la situazione con la famiglia, e si inizia un dialogo, poi da lì il dialogo continuerà, però è già il dire conosciamoci, ti incontro come persona, tiro fuori il valore che c'è in te e ti aiuta a valorizzarti. Questo è un passo avanti notevole. Vorrei portare soltanto un esempio, quello del sacerdote che spiega, non sono tutti così sacerdoti, il discorso qua è facile ascoltare e capire, però poi rientriamo nella nostra realtà. Io tra l'altro non ho però la Maddalena né in una né nell'altra parrocchia, ma nella terza, quindi i sacerdoti che si sono susseguiti sono tanti, e porto l'esempio di uno senza far nome. Io sono anche una catechista,
momento di lezione del parroco ai ragazzi della Crisima. Eravamo ormai quasi alla fine, quindi dovevamo scegliere il padrino, la madrina, eccetera, eccetera. Stava già iniziando anche il discorso del testimone, che ha creato e crea confusione, anche l'altro giorno parlando addirittura con la suora, e lezione del sacerdote, scritte: non può fare catechismo chi è sposato, un catechismo, non può fare da padrino chi è sposato, allora. È sposato, non può fare che 16 anni, ha messo in fila tutte. Ragazzi, non mettete in imbarazzo le persone, quello che dice il sacerdote, non mettete in imbarazzo le persone che sapete che non hanno i requisiti, non ci sono, quindi non andate neanche a chiederglielo di farvi il padrino e la madrina, è stato detto. Anche io ho preso lezione da quello e ho acquisito quella competenza là, oggi la devo tutta ricambiare, perché anche l'altro giorno parlando ho ricambiato anch'io dopo questi corsi, dopo questo corso. Allora, diciamo che se tutti i parroci avessero la capacità di seguire tutto e di seguire dove va la Chiesa adesso, probabilmente il nostro servizio non sarebbe inutile, perché oggettivamente il parroco teoricamente sulla carta dovrebbe essere il punto di riferimento per tutto, e questo servizio di per sé dovrebbe farlo il parroco, non noi. Però, primo, c'è questo discorso qua che dicevamo, non tutti hanno la sensibilità e non è che possiamo fare una colpa, cioè sono così i pazienti, cioè che ci posso fare, ok? Uno. Due, ci sono tante persone che si sono totalmente allontanate dalla Chiesa, totalmente allontanate, per cui non c'è neanche la possibilità di interfacciarsi con il parroco. Noi abbiamo fatto questa prima brochure che abbiamo definito la brochure religiosa, perché è intestata diocesi, dietro c'è il Papa, e quindi diciamo che ha un'identità chiaramente chiara. Abbiamo intenzione di fare una brochure che nell'esterno, sì, nell'esterno non contenga la diocesi, che all'esterno non ci sia il Papa, e che il punto di incontro è l'immagine fondamentale, l'immagine, il titolo è invito. Poi dentro la brochure probabilmente la cosa sarà identica a questa, da dare, da mettere nelle sale di ascolto degli avvocati, dei medici, delle cose delle analisi, proprio perché l'idea è che noi non possiamo, cioè questa è una locandina che appenderemo in chiesa, ok? Sì, certo. Ma quante persone non entrano più in chiesa? Allora, quindi come ci siamo posti? Abbiamo passato tutta l'estate a pensare a queste locandine e alle modalità di raggiungere le persone, e siccome sappiamo che la situazione è particolare, ecco, abbiamo queste tra virgolette strategie, per cui rispondendo, non tutti i parroci sono uguali, non dico, non penso di dire cose strane, cioè se seguite la stampa nazionale, internazionale, c'è una campagna di immigratori nei confronti del Papa, gravissima, che non esclude, anche all'interno della Chiesa, che non esclude anche colpi bassissimi, come si è visto, ok? Quindi, voglio dire, lavoriamo per ciò che riteniamo buono e giusto, e sinceramente noi ci sentiamo di seguire il Papa in questo percorso.
cosa, non solo perché riteniamo giuste le cose che sono, che dice, ma anche perché il Papa, cioè personalmente io mi porrei veramente molte domande se a rifiutare un percorso indicato dal Papa, cioè a quel punto mi chiederei che prete sono, che vescovo sono, però personalmente non ho problemi, primo perché io l'obbedienza al Papa la do, è un'obbedienza reale, affettiva, ma poi le cose che dice io le condivido e quindi capite che la cosa è molto più facile. Da quando inizierà effettivamente il servizio? Allora, il servizio inizierà da subito, quindi praticamente dalla prossima settimana. I giorni sono scritti, gli orari sono scritti, e inizialmente ci sarà sicuramente il telefono, la presenza fisica qua, e poi adesso pian piano metteremo su il sito, la pagina Facebook e l'altro. L'altra cosa, giusto così per curiosità, ho insistito per mettere WhatsApp. Perché la chat, perché è gratuita, sì, ma la chat rispetto al contatto visivo spesso aiuta molto. Certo. Chi sta in chat sa benissimo che in chat in due, non dico in due secondi, ma in una serata si entra nel merito. Di persona non lo faresti mai, quindi ovviamente, ecco, poiché le persone che possono rivolgersi a noi sono di tutti i tipi, allora abbiamo pensato a questa cosa. Quindi subito, immediatamente, telefono, WhatsApp e contatto qua, presenza sì. Qua. Tu sei il presidente della... Direttore, coordinatore, responsabile. Tutti i sinonimi che vuoi. A posto? Sì, grazie.